E adesso passiamo la linea agli appassionati sportivi di 60° minuto. Vedi, Gruber. Un giornalista, Totti, riguardo alla convocazione in nazionale. Totti, carpe diem. E Totti, lo sai che non parlo inglese. Ferri ha riportato... Ferri ha riportato... Lo dico per tranquillizzare i familiari. La frattura della mandibola. Enzo Pugliarese, telecronista. Io credo che gli europei siano una cosa mondiale. Stefano Tacconi, portiere. Questo è un altro paio di scarpe. Lola Mateus, difensore. Speriamo di esserci evolti. Carlo Ancelotti, allenatore. Solita conferma. Il fallo da dietro e da espulsione. Corriere dello Sport. Vedo un sorriso come nemmeno Giotto riuscì a fare alla Gioconda. Maria Teresa Ruta, presentatrice. È vero, abbiamo perso, ma non posso proprio amputare niente ai miei ragazzi. Renzo Miglieri, allenatore. Vicini è caduto dal balcone di casa, sono cose che succedono. Gianfranco De Laurentiis, telecronista. Tra pattoni non si discute. È il migliore allenatore d'Europa. E forse, forse, anche d'Italia. Paolo Bellucci, giocatore. Presidente, al Catania manca l'amalgama. Risposta, ditemi dove gioca e lo compro. Angelo Massimino, presidente del Catania. A questo mondo c'è chi può e chi non può. Io può. Angelo Massimino. L'Inter, se avrebbe perso, non meritava di perdere. Osvaldo Bagnoli, allenatore. Questa squadra deve scendere dagli altarini, Nedo Soletti. Accardi era claudicante al labbro. Filippo Marchioro, allenatore. Cioè, per dire una screcchia. Carletto Mazzone, allenatore, traduzione. Se per tiro di Greg. Se dimagro un po', mi sento ancora un bell'uomo, Filippo Marchioro. Io non posso vivere senza il cazzo. Antonella Clerici su Rai 2, pensando. Scusate, ma per me l'egiziano è arabo. Nando Martellini. L'arbitro manda i giocatori al riposo definitivo.